Sto giocando alla PlayStation 5. Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro, a FIFA, smadonnare un pochino, come al solito. Bentornati nel canale, bentornati in questo nuovissimo video. Come al solito, l'unica cosa che il sottoscritto vi chiede, anzi, sono due, ma sono estremamente gratuite e facili facili da fare, sono lasciare un like al video, se il video vi è piaciuto, commentare una volta che il video è finito, in modo che avete ascoltato tutto il mio pensiero per appunto leggere poi io i vostri e iscrivervi al canale perché è gratuito, non vi costa nulla, supportate il creator, supportate me in questo modo, non vi costa nulla assolutamente, clicchi tic, tic, e ti sei iscritto. A parte questo, oggi è trapelata, ma in realtà è già quasi un anno che si parla di questa possibile trattativa, la possibilità però a gennaio che l'Inter possa andare ad alleggerire il monte ingaggio, il bilancio e quant'altro e prendere un giovane di prospetto. Questo è quello che si legge. Adesso vi dico il mio parere, perché di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Raspadori da Sassuolo. Raspadori da Sassuolo, 21 anni, dovrebbe arrivare, oggi si legge, a gennaio, nel caso in cui l'Inter si privasse di Sanchez e facesse partire appunto Sanchez. Allora, il far partire Sanchez è una roba che ormai si sta trattando da tempo e succederà nell'arco di poco, non, secondo me non a gennaio, e adesso poi vado a spiegare perché. Ma perché proprio Sanchez rispetto ad altri è sulla lista dei partenti in pole position? Semplicemente perché Sanchez al bilancio, ok, al netto del bilancio, pesa circa 10 milioni e 6, 10 milioni e 7 nelle casse dell'Inter, sul bilancio tutto. È una cifra folle per un giocatore comunque dell'età di Sanchez. Poi, per carità, l'esperienza, il nome, tutto il resto arrivava anche da uno stipendio assurdo che aveva in Inghilterra, ma comunque eccessivo per le casse dell'Inter, che sapete, ormai ve lo ripeto da 2 anni, doversi non solo autofinanziare, ma ha come filosofia di mercato quella del compro il giocatore, lo pago anche tanto, se poi ho possibilità, siccome è giovane, di rivenderlo. Mi tiro su un attimo la maglietta così, raga, ma non perché voglio fare il tamarro per il tatuaggio, ma perché l'ho appena incremato tutto quanto e quindi se no mi si sporca tutto, mi si rovina. Perdonatemi, non ci ho pensato, devo farlo post video, scusatemi. Quindi Sanchez pesa tanto e le casse dell'Inter vogliono appunto essere un po' alleggerite da tutta questa situazione, da un po' di soldi. Nella lista dei preferiti c'è Raspadori, ormai da un anno e mezzo, si sa, sappiamo già tutto su Raspadori, attaccante che viene detto di prospetto di crescita eccellente, di futuro e tutto il resto, però vi dico anche come al solito, come in tutte le circostanze, ma soprattutto perché siamo in Italia, che quando un giocatore italiano, giovane, fa quelle 4-5 partite, quella stagione fenomenale, boh, subito i prezzi schizzano alle stelle. Ho letto valutazioni intorno ai 38-45 milioni per Raspadori, che secondo me non li vale in questo momento sicuramente. Però il prezzo sarebbe questo. E perché l'Inter pensa a gennaio? Perché se l'Inter riuscisse a trovare una sistemazione per Sanchez, ok, quindi alleggerirsi le casse, riuscire a non pagare in maniera eccessiva un Raspadori, faccio un esempio, mettere sul piatto 20 milioni al Sassuolo, gli altri 20 milioni magari uno li può riuscire ad arrivare a fare di contropartite. Si parla di Satriano, che comunque non ha più poi trovato mai spazio nell'Inter, si parla di Agumè, giovani che effettivamente nell'Inter, come già sappiamo, come ormai vediamo da anni, anche qui la filosofia dell'Inter è: con i giovani mi alleggerisco il mercato, ma difficilmente li tengo. Riuscirebbe comunque a provare a portarlo a gennaio alla corte di Simone Inzaghi, appunto in caso di partenza di Sanchez. A Sanchez sono state proposte le mete della MLS e
in Cina, ma sono entrambe un po' scartate da Alexis Sanchez. Lui pensa di poter fare bene e altro ancora qui in Italia o comunque in Europa. Adesso questa che è la notizia la vado a snocciolare e a darci io il mio parere personale. Perché Raspadori, mi dico, Lu, ti arriva Raspadori, sei contento? Sì. Ti arriva come quarta punta? Va bene, ok, perché comunque c'è Lautaro, Dzeko, Correa e poi ci sarebbe Raspadori. Mi va bene. Pagare 40 milioni una quarta punta, eccessivo, eccessivo, vi dico la verità. Però il mercato di oggi è questo e ce lo facciamo andare bene, tra virgolette. Qual era il discorso principale? Che per l'attacco dell'Inter, Lautaro ha come vice Correa. Dzeko in questo momento ha come vice Sanchez. Mettiamo il presupposto che tu vai a prendere Raspadori come vice Lukaku. Non è un vice Lukaku, così come è un vice Lukaku. Un vice Dzeko, così come non lo è in questo momento neanche Sanchez. Parlo di aspetto fisico, parlo di massa muscolare, di altezza e quant'altro. E perché vi faccio notare sta roba? Perché Raspadori può essere tranquillamente un vice Lautaro, ok? Forte, non forte, può essere un vice Lautaro a fisionomia e come gioca in campo. Il problema dell'Inter è proprio questo, che il vice Dzeko deve essere un bel mastino grosso là davanti, perché l'abbiamo notato, l'Inter è abituata a giocare col mastino, l'Inter è abituata a giocare con un Dzeko, con un Lukaku lì davanti. Ormai sono anni che cresciamo in questa direzione, quindi a noi serve quel tipo di giocatore effettivamente. E andare a sostituire Sanchez in corso d'opera a gennaio per Raspadori, che poi sei costretto a quel punto a tenerti per l'anno prossimo, cioè non è che tu puoi prendere Raspadori e poi non lo fai mai giocare, l'anno prossimo te lo vendi, cioè tu Raspadori lo prendi perché lo tieni per il futuro, ok? Quindi lo devi far giocare in qualche modo, quindi comunque lo devi far crescere, anche se poi magari un domani vuoi farci della cassa. Vi dico la verità, Raspadori a gennaio, no, mi tengo Sanchez. Sì, Raspadori a giugno, via Sanchez, vi posso dire di sì, ma resta comunque il fatto che l'Inter debba prendere un mastino. Anche perché in corso d'opera, per una squadra che lotta per lo scudetto come l'Inter e tutto il resto, Raspadori difficilmente troverebbe spazio, quindi rischi anche di metterti un malcontento in casa. Poi valutazione forse eccessiva. Giocatore che boh, sì, no, ma 40 milioni non lo so. Sono un insieme di cose e valutazioni da fare. Stamattina si leggeva questa notizia, io l'ho analizzata, vi ho detto il mio. Adesso voi, mi raccomando, qua sotto nei commenti, fatemi sapere la vostra idea, il vostro pensiero e soprattutto quanto valutate Raspadori, se lo scambiereste a gennaio subito per Sanchez oppure chi vorreste come effettivamente un vice Dzeko rimanendo in una cifra simile alla valutazione di Raspadori. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi è gratuito, nella gioia del dolore, all'Inter o giù l'altro modo.